io credo che Aldo Moro, nella sua libertà, nel suo essere stato assolutamente se stesso e fedele ai propri principi, abbia cercato di produrre libertà e di rendere libero, o quantomeno cercare di mantenere il più libero possibile, un insieme di altri strumenti, un insieme di individui, una comunità, uno Stato. Essere liberi, che cosa vuol dire se non essere fedeli ai propri principi? Che è l'opposto dell'idea di una libertà come arbitrio incondizionato e casuale. È un essere fedeli, è un essere fedeli alle proprie radici, è un essere fedeli alla propria essenza, è un essere fedeli alle proprie caratteristiche, al proprio canto particolare. Ecco, questa libertà in Moro trova espressione nel suo cercare di mantenere liberi, di assicurare libertà, di contagiare con la sua libertà la libertà degli altri, in un'epoca in cui, e lui, secondo me, lo aveva capito prima di tutti gli altri e più di tutti gli altri, in un'epoca in cui la libertà della nostra nazione era seriamente minacciata. C'era stato un patto, e quel patto aveva un costo che bisognava pagare. Il passaggio del settembre del 43, l'8 settembre è solo l'occasione in cui veniamo informati di questo patto, ma come sapete questo patto si verifica 5 giorni prima, questo patto che fa sì che l'Italia passi dalla parte del nemico, in realtà, all'ultimo momento, a un prezzo, significa rinunciare in cambio, cioè mantenere la propria identità, perché nella mentalità degli americani che stavano, tra virgolette, liberando l'Italia, l'Italia avrebbe dovuto smembrarsi e essere suddivisa tra le nazioni che l'avrebbero conquistata, tra Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Il patto è questo: noi vi lasciamo Italia, ma in cambio l'Italia diventa in qualche modo una colonia o comunque succube di una cultura come la nostra. E per far sì che l'Italia rimanga lontana da tentazioni comuniste, in un'epoca che poi è quella della guerra fredda, in cui i due blocchi sono ben chiari e bisogna stare attenti a non finire dall'altra parte, in cambio soldi, in cambio finanziamenti, in cambio il piano Marshall. Ma questo, ripeto, questo finanziare, questo ricostruire, questo permettere una ricrescita e un mantenimento di una propria identità, quantomeno di facciata, ha un costo, no? E il costo è quello di subire. E poi chiudo perché sennò diventa un'omelia, ma nelle lettere di Moro, la cosa che più mi ha sorpreso mentre scrivevo questo libro, nelle lettere e nei memoriali, è questo accenno, è la comparsa di questo accenno ripetuto alla trilateral. Questa società che Moro definisce come un club privato di banchieri, di economisti, tutti di stampo occidentale e tutti in qualche modo assoldati per trovare la maniera di far sì che l'America possa egemonizzare le altre nazioni aderenti alla NATO, Italia inclusa e forse in primis. Ecco, questo accenno alla trilateral, ancora adesso se voi provate a andarvela a cercare questo termine su internet, o provate a pronunciare questa parola, venite subito tacciati per complottisti, per visionari. È incredibile, Moro era un complottista, perché ne parla durante la prigionia, e parlare di questa cosa durante quei 54, non so perché dicono 55, ma durante quei 54 giorni, parlare di certe cose vuol dire toccare argomenti fondamentali, perché non si parla di tutto quando si è in carcere, non so come dire, prigionieri dei terroristi, si parla di ciò che deve arrivare all'orecchio e che deve essere inteso chiaramente. Moro mette in allarme, mette in guardia, c'è il pericolo di una succubanza, di una influenza americana, soprattutto della finanza, delle grandi banche, della Federal Reserve totalmente in mano privata. C'è questo pericolo, e che è il pericolo della libertà di un popolo, c'è il pericolo del perdere questa libertà, e Moro è quello che ha il coraggio di mettersi per primo e forse per ultimo di traverso
nei confronti di una situazione che è quella che poi di fatto si è verificata e abbiamo tutti di fronte agli occhi. Il documento principale della Trilatera, la crisi della democrazia, andatevela a leggere se vi capita, perché è assolutamente da non perdere. In questo scritto è singolare e non è casuale che laddove Moro, laddove parallelamente da una parte si dice che c'è il pericolo dell'eccesso di democrazia dopo il 68, che bisogna che banchieri e finanzieri affianchino gli esecutivi e i ministri nei vari governi occidentali, che gli Stati Uniti devono gestire un controllo su tutto il blocco NATO e sulla sovranità dei vari paesi, ecco, parallelamente a questo discorso, a un certo punto, in questo scritto, gli studiosi, gli esperti della Trilateral dicono, mettono in guardia dal pericolo degli insegnanti che stanno, un pericolo che viene paragonato a quello del comunismo, attenzione, che per un americano vuol dire il demonio. Insegnanti? Non sono andato. Gli insegnanti che stanno insegnando, stanno insegnando ai loro studenti a seguire le proprie inclinazioni, a cercare un lavoro in base al proprio talento, a realizzare se stessi, non quindi studenti come quelli di oggi, ed ecco perché non ci sono spesso, che sono stati invece annoiati, abbandonati a loro stessi, che sono all'interno di scuole che non fanno nulla per incuriosirli, insegnano loro le cose a memoria, che li rendono passivi e succubi, ma invece quello è il pericolo che si sentiva a metà degli anni 70, insegnanti che osavano insegnare i loro ragazzi a essere liberi, a essere partecipi, a essere consapevoli e a seguire la propria strada secondo le inclinazioni personali. Non è un caso che questo pericolo della libertà individuale, propagandata da questi pericolosi insegnanti, si intrecci al pericolo di una libertà collettiva di una nazione.